Buongiorno, buongiorno a tutti, io sono il dottor Max che oggi vi parla da Zanzibar. Sono arrivato ieri, sono venuto per controllare un paio di cose e sempre in relazione alle nuove normative che stanno uscendo qua per quello che riguarda soprattutto gli stranieri, il title deed, e devo dire che c'è ancora un bel po' di confusione. Oggi non parliamo di piano B e di piano C, però ne parleremo mercoledì. Mercoledì magari vi darò informazioni un pochino più dettagliate, ma posso dirvi che la cosa veramente che non mi piace, ecco, ve lo dico chiaro, a me mi piacciono le cose nero su bianco e invece per il momento qua è tutto grigio. C'è una legge precedente che permette certe cose, ma l'ufficio senza fare una correzione alla legge, no? O produrne un'altra, ha deciso insomma, di fare dei cambi, di cambiare le disposizioni di legge senza pubblicare niente, senza, come se un ministro potesse fare una legge per conto proprio. La legge, sapete, deve essere presentata bene o male in un Parlamento, è importante come questa, riguarda le terre, deve essere discussa, deve essere approvata oppure respinta. Dopodiché si fa la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale. Diciamo che questa è forse una delle poche cose decenti che la democrazia ci ha prodotto e sarebbe bene mantenerla. Ora, quindi democrazia, c'è libertà, ecco, ma la democrazia ovviamente non esiste qua, siamo in Africa, soprattutto la Tanzania e anche la stessa Zanzibar vengono da una tradizione molto diversa. Le elezioni le fanno, ma sono elezioni per modo di dire. E, come sempre, le persone al governo qualche volta se ne approfittano anche. Quello che dispiace, concludo, è vedere che se ne approfittano senza effettivamente apportare niente di valore, di vantaggio per i cittadini di Zanzibar in questo caso, perché la legge che stanno predisponendo penalizza gli stranieri e gli investimenti degli stranieri, ma qua la maggior parte delle persone fa soldi con noi, non fanno soldi tra loro perché sono tutti mezzi poveracci. Qui non si capisce nemmeno perché debbano fare delle leggi contro l'interesse della terra e dei cittadini che ci abitano. Ciao Trick, buongiorno, ciao Andrea. Allora, facciamo una piccola pausa, vi chiedo, oggi si parla di oro naturalmente. Buongiorno. Buongiorno, avete per caso delle domande? Sapete, sempre a 360 gradi, tanto poi si riparla di oro, se voglia, moneta, di oro. Ci sono delle cose che avete letto, che avete visto, che vi hanno incuriosito, di cui volete parlare? Prego, non siate timidi o timide. Bene, allora se non avete domande. Oggi parliamo ancora un attimino della BIS, Bank of International Settlements, che è la cosiddetta anche banca delle banche. Questa banca è stata fondata a Basilea, quindi quando si parla di Basilea 2, Basilea 3, mi sembra di aver capito, si parla di disposizioni a livello di comunità europee che sono poi state decise alla BIS. Vedete quanto è importante questa banca, o comunque sia in ambito sicuramente BIS. Quindi c'è uno stretto collegamento, lo si capisce anche appunto leggendo questo libro che mi è stato cortesemente segnalato da Diego su questa banca, che c'è uno stretto, strettissimo legame tra la BIS e la Comunità Europea, la Banca Europea. Infatti, quello che le accomuna è che entrambe sono costituite come trust. Cos'è un trust? Il trust è una scatola
nella quale si mettono delle cose e in questo caso anche delle persone, un ambiente, no? Come può essere una banca o comunque come sarebbe. Le persone che lavorano all'interno di questa, beh, queste strutture hanno passaporto diplomatico. Io ho avuto passaporto diplomatico per un lungo periodo rilasciato dalle Nazioni Unite a New York negli ultimi anni della mia permanenza, perché avevo un rapporto con una peruviana che lavorava alle Nazioni Unite e per legge avevano, insomma, passato la legge che i compagni, i fidanzati, potevano a loro volta, per accompagnare, no, rispettivi, ottenere questo visto. Quindi a un certo punto ho visto che si poteva fare e l'ho fatto. Naturalmente tutta questa gente c'ha un sacco di privilegi. Voi pensate che io non rispondo più, anche adesso, non rispondo più all'immigrazione americana, rispondo al Dipartimento di Stato. Se c'è da fare una pratica, se c'è da fare una cosa, praticamente all'immigrazione è stato comunicato che io sono diventato diplomatico e per loro io sarò comunque diplomatico per tutta la vita. Attenzione, non ho i privilegi che hanno loro, però come classificazione sono ancora un G4. Io ovviamente non me ne sono mai fregato più di tanto, non, insomma, non mi piace, diciamo, approfittarmene in questo senso, però un po' di regolamentazione anche in questo caso l'ho capita, insomma, la conosco. Queste persone praticamente hanno l'immunità in tutto e per tutto, possono fare assolutamente tutte le leggi che vogliono e i governi non possono fare assolutamente niente. È inutile dirvi che il Parlamento europeo non serve a nulla, è solo una cosa che ci hanno messo lì perché fa la roba, bisognerà dargli un Parlamento, no? Magari questi cominciano a sospettarli, ma che Europa unita è senza un Parlamento? Bisogna dargli dei rappresentanti che arrivano da varie nazioni e che poi dicono, tanto non hanno potere legislativo, non hanno potere esecutivo, non hanno potere niente, vanno tutti lì a spendere i soldi nostri e a fare discorsi che non contano nulla. Tutti questi belli interventi che vedete, che poi quello si alza e che comincia a imprecare contro il sistema. È tutto show, tutto un grande show, perché quello che dice per lui non conta assolutamente nulla. Quello che invece conta è quello che questi funzionari, di cui spesso e volentieri non si conoscono nemmeno i connotati, nel senso non si sa nemmeno da dove vengono, la maggior parte di questi, ve lo dico io, viene dalla BIS. Questo non lo sa nessuno. Quindi hanno doppia diplomazia, cioè sono passati da una situazione nella quale questa banca è la banca delle banche, la banca dove si è messa a punto la moneta digitale, ovviamente dal punto di vista storico, poi dopo dal punto di vista tecnico magari l'avranno sviluppato con la Federal Reserve, con Silicon Valley, evidente, no? Dal punto di vista teorico, il think tank delle monete in Europa è Basilea, si chiama BIS, anche se non ce l'ha detto nessuno. Piano piano adesso stanno rivelandosi anche loro, si rivelano e si può trovare un canale che parla di questa banca, si può visitare, ci sono tutti gli aggiornamenti, gli interventi che parlano e tutti i vari funzionari delle banche centrali, non delle varie banche commerciali o delle banche private piccole, ma delle banche centrali del mondo, i funzionari vanno alla BIS a fare i corsi di aggiornamento. Non vanno in America alla Federal Reserve. La Federal Reserve viene a Basilea per fare i corsi di aggiornamento. Questa banca qui è stata costituita da un signore che si chiamava Morgenthau Norman, il governatore, è stato governatore della Banca d'Inghilterra per 30 anni, ovviamente Rothschild, tanto per non fare nomi, e Shalman Shak, che è stato ministro e anche lui governatore della banca di Hitler, del Reichstag, anche se poi ha avuto dei problemi, lui era ebreo, eppure Hitler non è stato più che contento di assegnargli il posto che lui ha accettato, perché era una persona molto qualificata. Lui, Shalman Shak, tedesco, ebreo, considerava la BIS
la mia creatura, la mia banca. Ora, siamo nel 1930, Hitler viene eletto nel 1933, da caso nello stesso anno viene eletto Roosevelt in America parte il New Deal e in Germania si sta ancora battagliando per queste benedette riparazioni di guerra che in effetti la Germania ha pagato una volta e basta. Allora, cosa succede? Succede che si costituisce il piano Young e si pensa per le riparazioni che la Germania doveva pagare alla Francia, in oro, doveva pagarle in oro, mi sembra che fosse 6 milioni di marchi in oro ogni mese, ogni anno, scusatemi, comunque una cifra enorme, all'anno, che pagano una volta sola. Poi dopo naturalmente la ripresa della Germania non c'è, quindi non producendo granché la Germania, anche perché poi le aziende avevano comunque contatti e contratti con aziende americane, la Standard Oil, la AG Pharma, quindi continuavano in un certo senso a lavorare, però questa economia tedesca non poteva ripartire con queste sanzioni. Allora piano piano si misero lì e pensarono come si risolve questo problema, pensarono e crearono la BIS. La BIS fu creata apposta principalmente come idea per gestire le sanzioni, gestire anche dal punto di vista diplomatico, no, politico, la transazione della conseguenza della prima guerra mondiale. La Germania, ricordo, non aveva perso, aveva casomai vinto, però poi l'hanno fregato, spiegata nella trilogia. Quindi naturalmente viene fuori, nel 1933 viene eletto Hitler grazie a finanziamenti in parte degli imprenditori tedeschi, perché anche loro dovevano lavorare, no? Dovevano ripartire. È successa la stessa cosa in Italia con Mussolini, no? Tutti hanno dato i soldi per far vedere di ripartire la nazione. In un certo senso è anche comprensibile una cosa di questo tipo. E poi i soldi di Wall Street, quindi ha preso soldi da una parte e soldi dall'altra e l'hanno finanziato tutti. Ora, si costituisce questa BIS, la BIS si mette a lavorare, capisce che c'è bisogno di una struttura che faccia da filtro nel sistema interbancario e nel sistema soprattutto interbancario delle banche centrali del mondo occidentale, di tutto il mondo, perché ogni nazione in quel momento era tutta disconnessa, cioè dalla propria banca centrale, il proprio banchiere, diciamo così, ufficiale, e faceva tutto internamente, gestiva soltanto marginalmente le transazioni all'estero. Quindi questa BIS si è collocata praticamente al centro del mondo finanziario e ancora oggi funge da fulcro nella gestione di tutte le problematiche delle banche centrali del mondo. Successivamente poi è risultato che c'è stata Norimberga, no? Norimberga, anche ora ho letto, leggevo al volo, c'è bisogno di un'altra Norimberga, ma l'avete bene letto quello che è successo a Norimberga? No, anche gli storici hanno preso per buono il titolo a 8 colonne che gli hanno venduto senza andare a ricercare bene quello che è successo. Quello che è successo, ve lo dico io, è scritto nel libro e credo che sia corretto. È successo che quando nel 1945 è finita la guerra, è stato istituito Norimberga per fare giustizia di tutti gli stermini, gli ammazzamenti degli SS, no? Sia per quello che riguarda gli ebrei, sia per quello che riguarda gli opponenti politici, eccetera, eccetera. Però si è dimenticato di dire che a lasciarci le gonne sono stati pochi in relazione al numero che era, pochissimi gerarchi nazisti. Probabilmente sono stati sacrificati i non iniziati e quindi che avevano fatto una carriera normale indipendentemente dalla fratellanza. Gli altri, i peggiori, che erano quasi tutti invece dentro, sono stati formalmente messi in galera. Chi assassini, pluriassassini, messi in galera con tanto clamore per 3 anni
ovviamente dopo 6 mesi erano fuori. 10 anni, quello che ha fatto di, gli è andato di più, ha subito, si è scritto nel libro, poi non so se è vero o no, è stato condannato per 10 anni e dopo 3 anni era fuori. E guarda capo, guarda caso, era il direttore generale della IC Pharma. Perché l'IC Pharma non si sa, ma è uno stato nello stato, viene definito, è una colossa, un colosso ancora oggi, no? Ha poi prodotto la Bayer, ha prodotto la Bas, ha prodotto la Ext e ha prodotto la Cotella, mi sembra che si chiami, un'altra azienda di quelle lì nel settore farmaceutico, che sono ancora oggi colossi. Dopo pochi anni, tutti gli ex nazisti erano ritornati nei posti che occupavano precedentemente. Tutti. E anche questo deve fare riflettere. Mi fermo qui, non faccio altri commenti, perché basta che a questo punto voglia fare un minimo di ricerche, di ulteriore se si legge il libro della Bis e capisce. E poi ci ritornerò, perché ci sono molti aspetti interessantissimi, come quello che avevo detto della Banca Centrale Europea. Ecco perché c'è il copyright sulla banca. Non soltanto una società privata, ma è anche un trust. Quindi quello che decidono questi personaggi all'interno della Banca Centrale Europea è completamente insindacabile. Sia il governo, questo finto che c'è di questi parlamentari europei, sia gli stati stessi non possono, non hanno nemmeno, diciamo, giurisprudenza per entrare in merito a quello che fanno, quello che vogliono e basta, ma la stessa cosa fa la BIS. Non lo so se la Federal Reserve è stata costituita come trust, non mi risulta, però può anche darsi che inizialmente, quindi nel 1913, però può anche darsi che successivamente sia stata, le aziende possono anche, il trust si può anche costituire successivamente. Certamente la maggior parte dei cavò che utilizzano loro per i depositi dei loro stati certi, che sono sotto trust. Sono sotto trust perché, come si evince dalla lettura del libro, che cosa avviene? Ascoltate bene. Quando la Germania occupò la Cecoslovacchia, la prima cosa, lo sapete, la prima cosa che fanno i conquistatori, vanno a prendere l'oro, no? La prima cosa facevano i romani, la prima cosa facevano gli spagnoli quando sono arrivati nelle colonie, se sempre così, la prima cosa che fanno è vanno in cerca dell'oro per razziarlo, e questo è una cosa anche abbastanza normale. Ora, cosa succede? Succede che l'oro era depositato, della Cecoslovacchia, era depositato in parte, vado a memoria, in parte in Cecoslovacchia, in parte a Londra, in parte mi sembra di ricordare a Parigi o in un altro posto, non ha importanza. Quindi cosa fa Hitler? Hitler, cioè, diciamo, sì, diciamo Hitler, troppo capirci, cioè i generali che conquistano la Cecoslovacchia, dà a disposizione alla Banca Centrale della BIS, perché questi conti erano sotto la BIS, cioè i conti dei gerarchi nazisti erano nella BIS, non erano nella banca centrale, l'oro, scusatemi, non i conti correnti, l'oro dei tedeschi era all'interno della BIS e un pochino soltanto nella banca centrale, la Reichsbank in Germania. Quindi si dà a disposizione di sequestrare questo oro e spostarlo. Di portarlo anche materialmente alla BIS sotto il conto del Terzo Reich. Naturalmente la BIS dice sì, certo non ci sono problemi. Mentre in teoria per la legge internazionale questa è una cosa che non doveva essere così automatica, poteva capitare, ma con il consenso di Morgan Norman, il governatore, pensate, il governatore della Banca d'Inghilterra, che doveva opporsi a questa iniziativa. Invece l'operazione è stata accettata e l'oro è stato trasferito, i conti correnti relativi alla Cecoslovacchia,
dalla Cecoslovacchia o dai Cavò, dove erano, direttamente sotto il controllo del Reich. E questa conferma che agli alti livelli i governatori lavorano tutti insieme e sono sopra i governi dei vari paesi. Ora io mi chiedo, ma si fa tanto puzzo con questi BRICS, no? Questi BRICS, tutte queste cose colorate, adesso anche lì ci ho messo delle bandierine, viene fuori l'arcobaleno, dal punto di vista simbolico già questo mi dà un po' di sospetto, no? Poi questi sono tutti politici, non sono i governatori delle banche centrali, quindi questi BRICS, purtroppo, io lo dico a coloro che pensano che sarà un'evoluzione, non sono assolutamente affidabili perché sono portati avanti come operazione politica dai politici e non come operazione delle banche centrali dei rispettivi paesi. Quindi io non lo so che cosa stanno facendo. Io vi analizzo, vi dico quello che posso aver capito io. Quindi anch'io sono molto curioso, per esempio, di vedere se i BRICS, come hanno detto diverse volte, ritorneranno al gold standard, e io sarò molto contento se lo fanno, ovviamente, oppure sarà tutto un altro bla 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 e alla fine non ne faranno niente. Ma queste sono cose fondamentali. Ora, siccome la direzione del mondo e purtroppo del nuovo ordine mondiale va in una certa direzione, e noi ci si deve chiedere, ma queste banche, i governatori delle banche centrali sono tutti membri della BIS, insieme a tutti gli altri paesi nemici, Federal Reserve, Banca Centrale Europea, Banca Centrale Canadese, insomma tutte le banche, diciamo così, no? Sono tutti lì, vanno tutti a pranzo e cena una volta al mese insieme, si dividono, cioè, proprio è una fratellanza, è un club esclusivo, no? Sapete, insomma, questi sono tutti club esclusivi, si entra soltanto a particolari condizioni, se no tu puoi essere il più bravo del mondo, ma se te non ti inchini, vede come fanno i giocatori di calcio, visto? I giocatori di calcio a che volte dicono di inchinarsi contro il razzismo, quello lì non è l'inchino contro il razzismo, è un altro inchino, però siccome noi non sappiamo niente di simbologia, si pensa che questi si inchinino contro il razzismo. Sono tante altre cose ovviamente interessanti nel libro della BIS. Il libro della BIS, perché è importante? Questo discorso della Cecoslovacchia che vi ho detto, perché quando una volta l'oro è stato poi portato all'interno del cavò della BIS, che è costituita come trust, è come se fosse stato confiscato e nessuno se lo può riprendere. Nessuno. Sapete quanti quintali e tonnellate di oro confiscato dal Terzo Reich ci sono alla BIS oggi? Tanti. Ora non lo so se lo menziona questo libro, ma probabilmente più di 1.000 chili d'oro confiscato dal Terzo Reich sono ancora alla BIS. E secondo voi chi è che ha il LIM, si dice, il trustee su questo oro? Insomma, sono morti tutti? No, non sono morti, lo posso assicurare io. Gli eredi sono vivi e vegeti e sono in ottime posizioni di comando. Ottime. Sapete chi è Carl Schwab? Chi ha sposato? E quindi probabilmente siamo anche dei problemi oggi a causa di queste cose qui, che sono passate, in parte si pensa che sono passate tanti anni fa, che magari non si conoscono, perché chi la conosce l'ha vista l'altra volta, ora ma anche oggi si scusa, non ho potuto intervenire, ma sono certo che, tutto rispetto, una bellissima persona, è molto preparata, lo stesso Walter non sa niente della vista, ha lavorato 33 anni in banca. Ma per carità, non le faccio una colpa, se non le spiega nessuno, anche lui per sapere. Il direttore di banca non sa sapere. Ho parlato con
con uno che è stato direttore di banca per tanti anni, un amico, gli ho parlato, gli ho chiesto, mi fai un piacere, sai niente del grande reset, che è la London Banca. Lui mi dice, cosa? Il grande reset, sai niente del grande reset. Dice, no, cos'è il grande reset? Allora gli ho detto, guarda, non so poi che dire, gli ho detto, guarda, fai la cortesia. Eravamo a gennaio, siamo sentiti a gennaio, o per Natale, mi piace sempre per Natale. Fa la cortesia, senti in banca, fai un po' di informazione, senti, chiedi, no? Chiedi un attimino così. E poi dopo ci risentiamo, magari a gennaio, ci risentiamo, facciamo un'altra chiacchieratina. Chiamami quando hai le informazioni, no? Ci risentiamo, eccetera. Sto ancora aspettando la chiamata. Guarda, ho detto che è importante per me, perché sai, stanno introducendo la moneta digitale, anche loro la medicina non sa mia niente, sanno anche due stupidaggini che mi dicono, quindi niente. E se, casomai se gli danno delle informazioni, come sempre, sono distorte, no? È chiaro, da un random bank, amico, ti dicono cose positive. Ce ne saranno anche di cose positive, non lo so. Ti dicono le cose positive, ma certamente dicono solo una parte della storia. Quindi quello che fa la differenza tra noi e loro è che loro hanno la conoscenza, noi no. Perché io sono altamente convinto che sono soltanto una piccola parte, forse un 20%. Si stima che un 20% di persone sono sensibili, cioè che conoscono e che si possono in un certo senso con la conoscenza, non con la violenza, opporre a certe iniziative, state tranquille che loro cambierebbero immediatamente atteggiamento e il nuovo ordine mondiale sarebbe veramente finito. Ma non c'è nessuno che vuole studiare. Io ho 65 anni e continuo a documentarmi ogni volta che metto mano a un argomento, scopro cose nuove. E io non le scopro mica perché sono un alieno, io le scopro perché vado su Google, vado su Archive e il sistema che così tanto ci limiterà la nostra privacy, quindi quella dell'intelligenza artificiale, futura, eccetera, eccetera, in questo momento è stata la mia risorsa principale di informazioni. Ma come l'ho fatto io, lo possono fare tutti. Però la gente non lo fa, se ne frega. Scusatemi, so che sono già in un salottino molto molto particolare, e di questo vi faccio anche complimenti, perché seguire me non è così facile, no? Non è per tutti, è come l'Africa, è per molti ma non è per tutti, la stessa cosa è seguire me. Infatti la maggior parte delle persone me lo dicono anche, ti ascolto volentieri però tante volte faccio fatica, perché la distinzione che poi dovete fare è tra chi cerca di informarvi e chi vi brontola. Chi brontola senza sapere quasi niente di quello che dice. Avete, mi fermo un attimo qui, vedo per caso delle domande. Sì, Massimo, mi senti? Sì, Luigi, vai. Sì, parlando un po' di simbolismo, cosa ne pensi del simbolo dei BRICS, che c'è il sole che sorge, l'arcobaleno, agenda 2030, arcobaleno, la comunità europea che ha il soffitto arcobaleno, insomma Google forse anche i colori arcobaleno, ecco, così si può parlare. Sì, conferma quello che ti ho appena detto, conferma che agli alti livelli sono tutti d'accordo che sulla simbologia non si mente, la simbologia non mente mai, non troverete mai un simbolo che viene utilizzato a un certo livello per errore. Se è lì in quella maniera vuol dire che deve essere lì. Capito? Stessa cosa, la stanno giocando sui colori, su questi BRICS, una cosa e quell'altra, ma i BRICS, ve l'ho detto, sono un'emanazione, un progetto, così come lo sono state e lo è stato il Bitcoin, la moneta digitale, un progetto da testare. Anche questo è un progetto da testare, perché ricordiamoci che loro giocano sempre sugli opposti, quindi buoni devono essere da una parte, cattivi sono dall'altra, ma in questo momento nel sistema monetario non c'erano opposti, c'era soltanto il dollaro, e quindi era un'anomalia. Loro si sono resi conto che era un'anomalia.
dovevano creare il buono, che il dollaro ormai è cattivo, no? Dovevano creare i buoni. E hanno avuto un'idea geniale. Mettiamo insieme i BRICS e così delle persone abbanderanno il dollaro, investiranno nei BRICS, ma tanto vanno sempre nelle tasche dei soliti. Capite come sono furbi? Ascoltate, le banche centrali del mondo sono controllate dai primi 3-4 banchieri del mondo, che sono lì dal Medioevo, se non da prima. Pensate che la banca centrale sia controllata da un cinese? Sì, ci avranno messo un cinese lì, chiaro, ci hanno fatto da un cinese. Ma pensate che quel cinese lì risponda al governo cinese? No, il governatore della banca centrale cinese risponde alla BIS, non al governo cinese. Mi prendo la responsabilità di quello che dico, perché effettivamente è una forzatura quella che faccio, considerando che è un sistema comunista, ma non mi meraviglierei se fosse così, perché anche la Cina fa parte della BIS, e quando entri in uno statuto come quello della BIS, e c'è uno statuto scritto, te c'è degli impegni, tutti hanno degli impegni e devono rispettare gli impegni, diciamo, del club esclusivo, senza nessuna scusa, senza nessuna variante. Ci saranno anche delle piccole varianti, però la moneta che l'Ungheria mantiene per se stessa, se andiamo a scovare bene 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 bene, c'è una ragione per la quale in alcuni paesi hanno mantenuto la moneta originale. Sono sicuro al 100%, legata alla sovranità, alla storia, magari anche a un esperimento che si deve fare. Non c'è niente fatto a caso. I BRICS sono un altro esempio. Questo è quello che penso io, eh. Oh, ricordatevi, il condizionale è sempre d'obbligo quando si parla di queste cose qui, perché quello che facciamo sono soltanto considerazioni a voce alta, non sono certezze assolute, eh. Io non ho niente da vendervi. Fate domande? C'è qualcuno che vuol fare magari una domanda sul Bitcoin e che non ha sentito gli interventi precedenti che ho fatto sul Bitcoin? O che è curioso, vuol saperne magari un po' di più, insomma, che ha investito in Bitcoin e che magari è preoccupato? C'è nessuno? Posso fare una domanda? Certamente. Allora, io non ho investito nei bitcoin perché sono molto guardinga al riguardo, non mi convinco molto. Però penso, forse mi sbaglio, ma penso che siano l'inizio della moneta digitale, quella che installeranno poi più avanti. L'hanno già preannunciata, no? E poi volevo fare una considerazione riguardo a quello che è successo in Nigeria quando hanno installato la moneta digitale qualche mese fa o l'anno scorso, e però la popolazione non aveva modo di avere questa moneta digitale perché sono poverissimi e quindi la loro economia viaggiava solo sul contante.
Quindi il 40% della popolazione ha accettato e installato la moneta digitale, mentre il 60% della popolazione in Nigeria non aveva modo di farlo, essendo alla povertà più assoluta. Quindi questo esperimento è fallito. Volevo chiedere, cosa ne pensa, dottor Max, se succederà così anche da noi. Allora, per quello che riguarda il Bitcoin secondo me è stato creato apposta dal sistema per come prodotto civetta, si chiama, per venderci poi con più facilità l'idea delle monete digitali, perché senza l'utilizzo, l'introduzione del Bitcoin prima e poi piano piano anche delle altre monete digitali, no, che sono state poi recentemente introdotte. Ovviamente un processo, si dice, di sensibilizzazione del consumatore finale sarebbe stato più difficile per loro di punto in bianco introdurre la moneta digitale. Quindi ci stanno abituando, questo è un principio di marketing, lo fanno anche con la pubblicità, no? La pubblicità serve, è ripetitiva, serve per convincere piano piano, piano martellando, piano piano con lo stesso messaggio il consumatore. Per definitiva vendergli qualche cosa, per convincerlo che quel prodotto lì o quel servizio lì è buono rispetto a un altro, magari. E per quello, quindi è un esperimento, è stato un grande esperimento, come ho detto anche in passato, cioè io non sono né a favore né contro Bitcoin. L'unica cosa che ho dimostrato, credo in maniera abbastanza certa, è che il Bitcoin non è decentralizzato come dicono. Formalmente decentralizzato, però è stato studiato da persone altamente competenti per controllare comunque questa centralizzazione, per controllare la decentralizzazione. In qualsiasi momento loro possono controllare tutto, chi compra, chi vende, comunque sia, possono farlo anche attraverso quella che si chiama backdoor, che sarebbe una porta di servizio, no? Per cui ufficialmente non esiste, però nella pratica è possibile entrare e controllare. Probabilmente è stato fatto da un signore che si chiama Zabo, che è un croato, credo, perché anche precedentemente questo qui è lo stesso signore che aveva inventato il Bitgold, cioè la moneta digitale collegata all'oro, che poi sarebbe veramente quello che dovrebbe succedere, perché anche se un'altra moneta si chiama un'altra maniera, però è collegata a una commodity o all'oro, va bene lo stesso, in un certo senso. Il sistema finanziario è sicuramente più stabile. L'importante è che sia garantito da qualcosa. Ho anche fatto notare che la simbologia, nel caso del Bitcoin, tanto per cambiare, è fondamentale. C'è una specie di decoro intorno al Bitcoin, che se lo volete andare a vedere, lo andate a vedere, con 33 sacchettini, sembrano sono in decoro, delle piccole salsicce, una dietro l'altra, sono 33. E adesso vi dico un'altra cosa. C'è per caso qualcuno qui che ha un'idea di quanti cardinali costituiscono la curia romana? Trentatré? Può essere un po' più preciso? Sì, è vero, la risposta è che sì, quella lì. Sono 32 più il Papa, che comunque è un cardinale, no? Che rappresenta il Gran Maestro della Loggia. Avete capito come funziona? Sono 32 cardinali, credo quasi da quando è stata costituita inizialmente, con l'aggiunta del Gran Maestro, che poi nel corso degli anni è stato chiamato Papa. La seconda cosa che mi chiedevi, Renata, cos'era relativa a che cosa? Ah, alla Nigeria. Quello lì è un esperimento che hanno voluto fare per vedere la reazione. Azione, no? Perché loro devono fare dei test, sono degli esperimenti. La Nigeria si è prestata perché è una nazione abbastanza occidentalizzata sotto questo punto di vista. Per esempio, la Tanzania lo è molto meno, guarda più ad est.
ma lo sapevano già da prima che sarebbe stato un fallimento. Basti dire che più del 60-70% della popolazione non ha uno smartphone in Nigeria. Come fai a introdurre la moneta digitale se non hai uno smartphone? Non è possibile. Sono tutti esperimenti che fanno in definitiva. Basta vedere la reazione della gente, capire appunto la reazione, no? Cioè, come viene accettata le problematiche, così la prossima volta te la vendono meglio. È un test di mercato sostanzialmente, quello che fanno utilizzando i soldi nostri. E invece, scusa un attimo Max, allora buongiorno a tutti. Invece, secondo te è vero che vogliono affiancare alla moneta digitale il contante oppure no? No. Ci sarà un momento di transizione, poi a un certo punto, come è successo per l'euro, vi ricordate in Italia? A un certo punto diranno che il contante deve essere consegnato, non avrà più valore legale e basta. Probabilmente diranno anche, si potrebbe anche dire, siccome il denaro, il contante non è nostro, no, non lo puoi mantenere, non lo puoi tenere a casa, farlo sparire se il proprietario, se chi ha il copyright, non te lo concede. Quindi ci potrebbero essere anche conseguenze penali, perché i soldi non sono nostri. Il nostro asset diventa nostro soltanto nel momento in cui compri oro o argento. Basta. Se no i soldi sono loro. Io spero che questo concetto, ormai l'ho ripetuto tante volte, perché noi siamo qui a parlare di oro. Io sono l'unico in Italia che vi ha detto questa cosa in maniera così chiara. Noi teniamo i soldi in banca senza che li abbiamo guadagnati, quello che volete, ma sono soldi loro. Diventano nostri nel momento cui noi li convertiamo in oro. Poi possiamo decidere se metterlo in un cavo sotto trust, non sotto trust, se perlirli comprare oro sfuso e se perlirlo in giardino, come dicevano tanti in passato, adesso per fortuna non lo dicono più. E ricordo che per coloro che vogliono magari comprare un pochino d'oro sfuso, noi abbiamo una convenzione con la Z Metalli di Valenza, che se volete il numero di telefono ve lo do io, ma tanto lo trovate. Chiamate, possibilmente lasciate un messaggio, parlate con il signor Antonino, quando avete le idee chiare di quello che volete comprare. Se non avete le idee chiare, mi date un colpo di telefono a me, mi dite quello che volete investire, io mi sono raccomandato, ovviamente noi non facciamo soldi, questa cosa è una cosa che a quel livello sono ridicole le commissioni, e non facciamo soldi, però mi sono raccomandato al signor Antonino, ha detto per cortesia fai le condizioni migliori possibili e anche per il trasporto, basta che il cliente sia contento, che sia la disposizione che ho dato. A Walter mi ha dato una mano ovviamente a fare questo piccolo accordo, e questo piccolo accordo è lì, chi ne vuole approfittare ne approfitta, ma tutto il contante sparirà. Altre domande? Allora va bene, allora se non ci sono altre domande io oggi chiuderei qua. Ricordo che il prezzo dell'oro è ancora piuttosto stabile, 62,5, 61, insomma 6,5, una cosa in cui... E quindi è buono, il prezzo è buono. Qualsiasi cosa succeda, tenete presente, sia che nel momento in cui si vada verso delle monete digitali non garantite da niente, sia a maggior ragione che per esempio il BRICS decidano di garantirlo con l'oro, naturalmente l'oro andrà su. Io ritengo che l'oro va su, perché se andate a vedere il trend generale dell'oro, ne ve l'ho ricordato tante volte, negli ultimi 5 anni, dal 1900, dal 2000 al 2020, l'oro ha fatto 5 volte. Qual è quell'altra moneta o quell'altra un'azione di un'azienda che ti ha fatto 5 volte senza tasse? Cioè, non esiste al mondo.
mi risulta che esiste a livello forse di grande speculazione, ma con rischi elevatissimi. Sull'oro non si rischia niente, si deve soltanto pagare una piccola tassa per il deposito. Ricordo che l'oro di Ovesta è sotto un fondo fiduciario. Ovesta è un pochino probabilmente più cara, forse un punto e mezzo, due, per quello che posso aver capito io, proprio per questo. Ma è super al sicuro. Non so se sarà possibile continuare a comprare oro, soprattutto in quantità, con l'introduzione delle monete digitali. Questa è la mia vera preoccupazione, perché la Lagarde l'ha già detto chiaro che più di un certo importo non sarà possibile spendere. L'ha detto chiaro. Vuol dire che adesso un bonifico ve lo devono ancora concedere, perché è a Ovest in Europa e lo devono concedere per questo tipo di tipologia di moneta fiat. Ma l'ha già detto chiaro che più di 2-3 mila euro non si potranno trasferire. E uno che vuol fare un'operazione grossa e comprare oro, quanti mesi ci vuole? Questa è la mia vera preoccupazione. E lo faranno. Sono certissimo che metteranno un limite nell'acquisto dell'oro. Perché poi la gente può essere anche un po' lenta, però poi tutto è completamente rincoglionito. Molti diranno, senti, c'ho 200-300 mila euro in banca, ora me li vogliono digitalizzare tutti, mi fai comprare almeno un po' d'oro? È che sia proprio un'idea così malvagia, no? Beh, allora, abbiamo fatto una bella chiacchierata anche oggi. Avete altre domande? Se no chiuderei qui. Ah, ci sono altri due libri che ho iniziato a leggere. Ora non sono davanti al computer, di un autore tedesco che ha scritto molti libri sull'oro, proprio uno sulla BIS, proprio nel 1930, e poi con un aggiornamento successivo, anche quello è interessante per leggere. Lì c'è scritto tutta come è stato costituito il trust, spiegato tutto, lo statuto, che non è facile trovare queste cose qui, ma sono state pubblicate proprio su quel libro lì. E poi ne ha fatto un altro che è scritto, intitolato Il futuro dell'oro, e quando ho un po' di tempo, come vedete, io continuo sempre a studiare. Io non mollo mica. Deve essere un pochino questa qui la mentalità, piano piano, che cerco anche di trasferirvi, perché se no si vaga, è tutto un sentito dire, tutto, ah non lo so, mi hanno detto qui, mi hanno detto là. Dopo è difficile prendere delle decisioni, no? Con il sentito dire. Bisogna documentarsi un pochettino di più. Va bene? Domande? Va bene, allora se non... dimmi. La prossima volta ci parli un po' della robotica che avanza e del 5G. Duilio, molto volentieri, però siccome... prossima volta, No, la prossima volta. Come quando si parla di un argomento bisogna documentarsi, no? E io cerco di documentarmi per non dire troppe stupidaggini e per non brontolare troppo, ma dirvi delle cose perlomeno veritiere, e quello lì non è un mio settore e quindi non so neanche, posso dirvi che il mondo futuro sarà gestito da robot guidati dall'intelligenza artificiale, e poi arriveremo a un certo punto in cui l'intelligenza artificiale rischierà di prendere il sopravvento sulla nostra intelligenza, e a quel punto lì non lo so quello che succederà. Però io ogni tanto posto le cose, no? Se le vedete, c'era anche un incontro di box fra robot. Praticamente sono in grado loro di ricreare un uomo, un robot, che cammina normalmente per strada, cammina normalmente, a un certo punto tira fuori un cannone o delle pistole e si mette a sparare. E poi magari scappa, correndo a 40-50 km all'ora, nessuno lo prende. Magari è più facile far fuori le persone adesso
con altri sistemi, ci sono tanti sistemi che possono utilizzare, no? Avete voglia voi, ci sono anche dei sistemi a distanza che ti causano l'infarto o possono causare qualsiasi cosa sulla salute, collegati anche al telefono, e ce ne sono tantissimi sistemi, però per dire, e poi non è come, poi, come uno che non esiste, è un robot, al limite si fa esplodere e si crea un altro disastro. Cioè, tutti questi disastri naturali, vi dovete chiedere, no? Che stanno avvenendo oggi, ma sono cose naturali o sono cose causate dall'uomo? Finiranno o continueranno? Che purtroppo nel mondo occidentale continueranno. Quello che è successo alle Hawaii, che poi ho scoperto, che lì ci sarebbe da studiarci, che hanno utilizzato la tecnologia, si chiama laser, no? Del DEW. Ma hanno utilizzato anche un'altra tecnologia al plasma che è la stessa che hanno sperimentato l'11 settembre e di cui il buon Mazzucco non ci ha mai parlato. Perché ci sono stanno trovate delle macchine completamente carbonizzate, anche piuttosto distanti dall'11 settembre, e nessuno è riuscito a dare una spiegazione su quello che è successo. Stesse macchine identiche, se vedete, stessa tecnologia e stessa macchina al plasma. Sono macchine a tecnologia al plasma che lavorano in maniera simile, similare, ma che hanno uno spettro più grande di azione, no? Perché se usi solo tecnologia mirata come quella che hanno usato anche, quella lì, e ti ci vuole 3 o 4 giorni, una settimana per fatto dei disastri lì. E poi incenerisci tutto. Perché come vedete le case sono state incenerite, tutte, anche il ferro, non ferro, sono state incenerite, mentre le macchine si sono sciolte come cioccolata al sole. E quella lì è un'arma diversa, si chiama arme al plasma. Vabbè, ho detto un'altra cosa. Quindi Duilio, non è che ora, non è che faccio finta poi di scordarmelo, è che se hai magari, ecco, una domanda molto precisa, quando poi chiudiamo me la scrivi, o tutti voi, se avete una curiosità su qualcosa e non riuscite a trovarla, me la scrivete e vedo magari quello che trovo su internet, no? È come un po' se ne parlava con Duilio, la storia, sempre ritornando lì alle Hawaii, che sembra che questi laser non abbiano avuto effetto sulle cose colorate in blu. Io mi sono fatto la solita ricerca perché è venuto fuori il 666, il blu, una cosa e quell'altra. Siccome io da pubblicitario professionista ho anche un'idea del Pantone, tutti questi colori, come funzionano, RGB, non RGB, eccetera, tricromia, quadricromia, mi sono messo lì e secondo me non c'entra assolutamente nulla. L'unica cosa che ho trovato per quella sigla lì, no, Diego, ne abbiamo parlato, 666 e a una cosa del genere, è un grigino molto tenue, quindi in teoria dovevano essere intatte tutte le cose grigie, non quelle blu. E il colore classico dello spettro elettromagnetico, il 666, è rosso, proprio rosso rosso, e non è blu. Vedete come c'è, anche l'ho detto per dire, che confusione che fanno? Ti danno per certo che quella è il marchio della bestia. Le bestie sono loro che dicono una cazzata assoluta e tanto vi intrattengono, gli date anche soldi poi. Dentro notizia, Diego, sbaglio? Sì, dentro la notizia. Ecco, che alcune volte ci chiappa, alcune volte come questa non ci chiappa, cioè dovrebbe un minimo, prima di pubblicare una cosa così, vai, fai un po' di ricerca, quando vedi che c'è un supporto, una logica, la pubblichi. Ma questa pubblicano tutto quello che gli rimbalza dall'America, che sono quasi tutte stupidaggini, loro le pubblicano. Molti danno soldi. Abbiamo urgentemente bisogno di soldi per continuare a intrattenervi. Non a fare informazione seria, ricerca seria, intrattenervi. E gli italiani le danno.
Sapete quanti anni sono che non ricevo una donazione io? Sapete in totale quante donazioni ho ricevuto io? Vado a memoria, grosso modo, in 10 anni di attività. Avrò ricevuto, se no, 200 euro. A parte che io non le chiedo nemmeno le dotazioni. Però il PayPal sul sito c'è. Ma io non le chiedo, non ho bisogno, non le voglio. Io voglio rimanere indipendente, voglio fare le cose che mi pare a me. Però per dirvi, state attenti a tutti quelli che vi chiedono soldi. Se uno vi chiede soldi, non li dovete dare. Perché un ricercatore serio, che sa quello che fa, ha comunque risorse a sufficienza per documentarsi e pubblicarvi delle cose senza chiedervi soldi. E stessa cosa per i siti, che mi scrivono le notizie e poi vendono le mutandine. Tutti così, eh? Tutti così, giornali, tutti così. Vi vendono le macchine, le mutandine, le magliette, vi vendono i vibratori, se guardate bene, ci sono anche quelli, eh? E la gente rimanda i soldi. Si vive in una società fatta così, ma non ci possiamo lagnare troppo perché è anche colpa nostra. Altre domande? E volevo chiedere se è possibile, magari la prossima volta, parlare di queste armi al plasma e al laser, come funzionano. Sarebbe interessante. Certo, Renata, è lo stesso discorso che ho detto a Duilio, volentieri, però non è che io sono un fisico, perché bisognerebbe anche avere un background professionale per parlare in competenza, diciamo così, in maniera abbastanza semplice, sì, magari possiamo anche parlare, più che parlare forse, Renata e Duilio, forse più che parlare di una cosa così, sarebbe forse meglio parlare, per esempio, di quello che è successo l'11 settembre, perché tutte le versioni che avete o sono manipolate o sono fatte da insider, quindi persone all'interno del sistema che vi hanno detto delle cose, ma si sono ben guardati di dirvene altre, come sempre fanno, parlano e vi dicono quello che voi volete ascoltare, ma non vi dicono quello che poi è successo veramente. Perché magari quello sarebbe un po' più difficile da digerire. E allora vi dicono le cose al positivo, no? Quelle, le cose brutte, magari un pochettino più così. No, 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 ne parliamo di questo weekend. La gente non ne vuole sentire di cose negative. Però cercherò di fare il possibile, magari, che poi sono cose che, capite, non hanno niente a che fare con loro, non hanno niente a che fare col piano B e piano C. Infatti io parlo di questi argomenti quando faccio gli interventi con Ubaldo Croce. Ma Ubaldo Croce, che è un amico, anche lui tante volte ha delle difficoltà perché lui dà spazio a quelli che amano il ventennio fascista. Qualsiasi intervento che tu possa fare in favore del ventennio fascista, lui ti dà. Where are you going? Ok, cammi, cammi, cammino. Scusate, lui ti dà tutto lo spazio che vuoi. Quando invece arrivo io e gli dimostro che il ventennio fascista non è altro che un'altra produzione, in termini simbolici, cioè non simbolici, dati dai simboli dello stesso sistema, allora magari me lo dà lo spazio perché un po' fa a meno. Però me lo dà mal volentieri, dà spazio a tutti, capisci? E io devo sollecitare un mio intervento per parlare, per dirvi delle cose, ma quando mai? Ma quando mai? Dovrebbe essere lui che magari mi chiede, no? Massimo vuole intervenire, magari parla su questo, parla su quest'altro, e sono l'unico che parla a 360 gradi. E invece non mi fa parlare con nessuno, non lo vedete? Nessuno. Ma non c'è nessuno. L'unico che ha parlato e che ha detto queste cose qui, in una trilogia di 1042 pagine intitolata Il nuovo ordine mondiale, sono io in Italia. Parlano di nuovo ordine mondiale, di qui, di là, di su, di giù, ma mai che gli venisse l'idea di dire: ma che
chiamiamo un attimo il dottor Marx, che ci ha scritto una trilogia, magari lui qualche idea ce l'ha. Nessuno. Guardate, io lo sapevo già prima quando l'ho scritta questa cosa, non c'è mica un problema per me. A conferma del fatto che tutti coloro che partecipano e che hanno canali sulla comunicazione alternativa, ora, anche ora come ora, sono tutti venduti. Tutti. E strizzano l'occhio ai gran maestri. Tutti. Prima Mori si salvava, adesso anche lui ha cominciato a invitare i 33esimi gradi e a scazzare. Quindi devo dire le cose come sono. Tutti. C'era un video postato in cui Canale Italia, come si chiama, non so se Diego, no, Max Signorini me l'ha mandato, in cui c'è il conduttore che dice, ah sì sì no, su questo canale si può dire di tutto, l'intervistatore comincia a parlare, a un certo punto, quasi alla fine, non so se era alla fine, menziona Rothschild, subito tagliato, immediatamente, finito il video, come ha menzionato i Rothschild. Io, non ce n'è uno decente, ditemene uno, io non ne vedo più nemmeno uno, non ne vedo nemmeno uno. Quello di Gianluca Lambert, scusa, ma quello di no, stessa cosa. Già, certamente, lui è un altro massone. Sono in contatto, in ottimi rapporti, ti faccio parlare, ti invito, mi sto riorganizzando, aspetta, quando hai iniziato a parlare di simbologia e di oro non va più invitato nessuno. C'è un altro canale che stimo molto, che è Spazio Tesla, no? Mi hanno invitato un paio di volte e così recentemente hanno fatto una sorta di approfondimento sull'attentato di John Kennedy. Ora si dà il caso che il sottoscritto sia stato l'unico in Italia a mettere insieme un lavoro anche piuttosto complesso, perché mi ha preso un sacco di tempo, e pubblicato sulla trilogia. Quindi io sarei il super esperto in Italia. Ce n'è altri. Pubblicato, io parlo di una cosa che ho pubblicato. Non parlo di una cosa così. Andate, leggete il capitolo sesto, mi sembra, quello sull'assassino di John Kennedy, e lì c'è spiegato tutto. Se lo vuoi capire, capisce benissimo tutto. Anche se io non do mai, traggo mai conclusioni, lascio il lettore libero di dire tutto quello che vuole, di pensare tutto quello, tra le conclusioni che vuole. Gliel'ho fatto notare questa cosa qui, praticamente non mi hanno neanche risposto. Dice, guarda che se vuoi magari un intervento, sai, gli ho detto per benino, no, mica gli sono stato a dire, no guarda, ti ho pubblicato questa cosa qui, ecco, se proprio ne vogliamo parlare, una bella chiacchierata, per carità, è molto così, si può fare, ma non sono interessati a capire la verità, non interessa, come Jordan Max ci ha ricordato tante volte, la verità non interessa niente a nessuno, assolutamente, interessa tutto a livello di intrattenimento, ma la verità, per carità di Dio, come gliela dici, zippano, cambiano canale, ha ragione. Questo per la ragione per la quale ci troviamo in tutto questo casino. Altre domande? Bene, allora abbiamo fatto un'oretta, possiamo chiudere qua. Io saluto tutti, auguro un tranquillo fine settimana, per quello che si può intendere, vi do appuntamento alla prossima settimana e naturalmente per gli approfondimenti sul piano B e il piano C il mercoledì sera alle 19. Grazie a tutti, buona giornata. Ciao Stefano. Buon weekend, grazie a tutti. Grazie. Ciao. Ciao, buon weekend. Aspettate. Ciao, grazie. Prego.